Bentornati alla nostra rubrica Dalla terra alla padella. Sono in compagnia di Patron Chef Anthony Marra e l'Executive Chef Franco Di Dio e ci troviamo a Castellana Grotte in Puglia al ristorante Bistrò di Anthony Marra. Anthony, sappiamo bene che le tue ricette sono semplici ma nello stesso tempo innovativi. Quindi meravigliaci! Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Per questa ricetta occorrerà delle costolette di agnello, della melanzana, dell'olio di coratina e della liquirizia. Iniziamo la nostra preparazione prendendo semplicemente la nostra melanzana, la mettiamo in una teglia da forno e nella maniera più semplice di questo mondo, nuda e cruda, la andiamo a infornare a una temperatura di 200 gradi per circa 25 minuti. Passati i nostri 43-45 minuti all'incirca, la nostra melanzana è tirata fuori dal nostro forno e andremo a pulirla, semplicemente facendo in questo modo. Vai Franco, togliamo. Ovviamente voi fate attenzione al calore, Franco è abituato ai 200 gradi centigradi, quindi andiamo a pelare semplicemente la nostra melanzana. Questa cottura ci permette di prendere realmente tutti i principi della nostra melanzana, tutti i principi nutritivi, le vitamine, le proteine, e ci permette anche di fare una crema che è tale quale a una vellutata, quindi è qualcosa veramente di speciale. Andiamo a battere in questo modo la nostra melanzana. Una volta passata la nostra melanzana con il nostro trinciante, prendiamo un bicchierone, una brocca, un recipiente dove possiamo immergere il nostro mixer tranquillamente, sì. Prendiamo la nostra melanzana, la portiamo. Voi vi chiederete, scusa, ma se la devo frullare perché l'abbiamo passata al coltello? Giustamente, siete persone intelligenti, ve lo spiego. Perché il tempo che ci metterà una volta battuto al coltello sarà la metà di quello che avrebbe impiegato il nostro mixer per frullare la nostra melanzana. Quindi cosa poi avremmo ottenuto? Avremmo ottenuto una salsa che va sul marrone molto molto scuro e il nerastro. Invece noi vogliamo mantenere il colore integro della nostra polpa di melanzana, che va su un bianco tendenzialmente sul marroncino leggero. Ci aggiungiamo dell'olio, sì, pepa, sala, Franco. Come vedete, in questo caso abbiamo utilizzato dell'olio di coratina. Perché abbiamo usato quest'olio? Perché è un olio molto ricco di profumi, molto ricco di acidità, e per la costoletta, che è un prodotto che ha una personalità importante, serve anche un olio con una certa personalità. Prendiamo il nostro mixer, Franco, e andiamo a frullare la nostra melanzana. Lo dobbiamo trasformare proprio in una pomata. Il nome pomata di melanzana prende dalla consistenza. Vai ancora altro po', vai un altro poco, perfetto Franco. Versiamola in una bowl, ecco a te, facciamo vedere la consistenza agli amici che ci seguono, ecco qua, vedete? Bella, bella. In questo modo qua. Ora, frullata, ci andiamo ad aggiungere un goccino di olio di coratino, ma proprio un goccio per darle un altro po' di lucentezza. Ok, e dell'origano fresco. In questo modo qua. Andiamo a mescolare per bene il tutto e la facciamo riposare.
Ok, la nostra pomata di melanzane è pronta. Proseguiamo con la nostra ricetta. Prendiamo le costolette e togliamo la boccia. Curiosità, poi vi farò vedere durante la guarnizione di questo piatto quelle bucce, cosa si può fare da quelle bucce, ve lo svelerò dopo. Prendiamo la nostra costoletta, prendiamo una padella antiaderente, andremo a fare una scottata da entrambi i lati in padella, poi successivamente verrà portata per circa 13 minuti, 12 minuti circa in forno. Andremo a scottare le nostre costolette aggiungendo soltanto un filo d'olio di coratina. Un altro po', ok. Facciamo raggiungere una temperatura vivace alla nostra padella. Ve ne accorgete quando l'olio inizia a fare delle pernacchiette, diciamo, proprio semplice ve lo sto dicendo, eh? Perfetto, Franco. Andiamo. Sentite? Questo è il suono, questa è melodia, queste sono note di gusto. Poi ci sono quelle che si suonano al pianoforte. Allora, cosa facciamo in questo caso? Andremo a creare la classica reazione di Maillard. Cos'è? La caramellizzazione degli zuccheri della carne. Una cosa vi prego di non farla: non buchiamo la carne quando la giriamo, perché attorno alla carne in questo momento noi stiamo creando una pellicola protettiva che andrà a contenere quelli che sono i succhi, le vitamine e tutte le caratteristiche organolettiche del nostro prodotto. Pungendo la carne, noi andiamo a rompere questa maglia alveolare che si forma intorno, e quindi poi noi mangiamo una carne che ha perso tutte le sue qualità, ok? Ed è solo ricca di tessuti, quindi noi mangiamo tessuto. In questo modo, una pinzetta, un cucchiaio, ma il forchettone usatelo con lo spaghetto, non con la carne. Va bene, ci tengo a questa cosa, eh? Scottata la carne in questo modo, andremo a prendere una placchetta da forno. Posizioniamo le nostre costolette all'interno di questa placchetta. E andiamo per 10-12 minuti circa in forno. A che temperatura? Ovviamente andremo a infornare a una temperatura di 220 gradi per circa 10 minuti. Passati i nostri 12 minuti, possiamo uscire le costolette, Franco. Eccole qui. Vedete, sulla parte superiore delle nostre costolette possiamo notare la succosità di questa carne. Andiamo con proprio un filino di sale. Io preferisco sempre non metterlo, eh? Però la maggior parte della clientela me lo chiede. E pian piano stiamo facendo insieme un percorso anche di questo tipo per abituarli ad apprezzare sia la carne che il pesce senza sale, perché deve esprimere solo e soltanto il gusto suo in maniera neutrale. Quindi prendiamo il nostro piatto, ci andiamo ad adagiare la nostra pomata di melanzane. Ok, basta così, Franco. Ora gli daremo un paio di botte sotto il piatto, così lei prende il suo posto. Con le buone maniere si ottiene sempre tutto. Andiamo a posizionare le nostre costolette. Questa è un'operazione che richiede un po' più di tempo, però. Finiamo con una leggera polvere di liquirizia
al bordo interno del nostro cappello, esatto Franco, fai come facciamo di solito, in questo modo qua. E queste sono le bucce delle nostre melanzane, cucina non si butta via niente, lo sapete già, che a cascata, in questo modo simpatico, andranno a dare croccantezza e simpatia al nostro piatto. La nostra costoletta di agnello con pomata di melanzana e polvere di liquirizia è concluso. Non vi resta che degustarla e ricordate, una cucina senza saperi è una cucina senza sapori. Ciao!